La Charlotte, il dessert che prepareremo oggi, è un dolce regale dedicato alla moglie Charlotte, appunto, dal principe Giorgio III d'Inghilterra. È una, come dire, una corona morbida che si prepara con i savoiardi farcita con delle creme golose. Oggi la prepareremo con il pandoro. Potete prepararla anche con il panettone, un modo di riciclare degli ingredienti, comunque dei piatti di ottima qualità. E la preparazione chiederà circa 40 minuti, la cottura poca, 10 minuti il tempo di fare in modo che le creme si sciolgano, la ganache sia pronta, il riposo in frigorifero è, questo sì, assolutamente fondamentale fino al momento del servizio, e con gli ingredienti che avremo oggi riusciremo a prepararla un buon dolce per 6-8 persone. Per la ricetta di oggi useremo i seguenti prodotti: qualche fetta di pandoro panettone, cioccolato extra fondente, cioccolato bianco, burro, panna fresca, uova, colla di pesce, zucchero a velo, zucchero semolato e mandorle a lamelle. Alcuni di questi prodotti fanno parte delle linee I Tesori, Bio e Pan Panorama. Come prima cosa si mette in ammollo in acqua fredda, mi raccomando, la colla di pesce. Quindi si spezza perché altrimenti non si scioglierà tutta. Seconda cosa, prepariamo lo stampo. Si spennella con un po' di burro fuso e con un pochino di zucchero semolato si decora. Con il burro e con lo zucchero che abbiamo avanzato, prepariamo le fette di pandoro. Si vanno a spennellare solo da un lato e andranno poi spolverate di zucchero semolato. Tostate qualche minuto in una pentola antiaderente calda. Con una parte delle fettine di pandoro si foderà la base, con le fette rimanenti si va a posizionarle facendo in modo che la parte coperta con lo zucchero e con il burro che abbiamo tostato sia dalla parte interna, perché dalla parte esterna abbiamo già inserito sia il burro che lo zucchero. Si posiziona bene ai lati, si schiaccia un po' e si fa riposare in frigo in modo che si componga bene, si appoggi, si solidifichi un po'. Circa una ventina di minuti il tempo di preparare le creme. Ora procediamo con la preparazione della crema. Si scioglie il cioccolato fondente con un pochino di panna. La prima parte della crema è pronta. Ora proseguiamo con le restanti preparazioni. Si andrà a montare gli albumi con un frullino. Ora la stessa operazione con la panna, appena dolcificata da un po' di zucchero a velo. Riprendiamo la crema, quella che abbiamo sciolto, cioè il cioccolato fondente con la panna, e la inseriamo all'interno di una ciotola. Colla di pesce si strizza, questa è la consistenza che avrete, e va sciolta all'interno di un liquido caldo, in questo caso un cucchiaio di panna. E con una forchetta la si va a sciogliere. La colla di pesce è sciolta, andiamo ad aggiungerla alla crema al cioccolato. Aggiungiamo il tuorlo d'uovo, mescolando bene, la panna, mescolando con un po' di delicatezza, l'albume. E ora con questa crema così golosa si va a farcire lo stampo preparato prima. A questo punto, così com'è, 4 ore in frigorifero. Il riposo c'è stato e, come potete ben vedere, il riposo porta sempre consiglio. E a questo punto si tratta di andare a confezionare, a chiudere il dolce. Con un pochino di cioccolato bianco sulla superficie, un po' di cioccolato fondente, dei frutti di bosco, un frutto come questo, qualche mandorla e infine una bella spolverata di zucchero a velo. E con il nastro del pandoro si termina la decorazione. E buon appetito!
Buon appetito da Anna Maria Pellegrino e da Pan Panorama. Queste e altre video ricette le puoi trovare nel sito di panpanorama.it.